Grazie di cuore. Cosa dire? Grazie di cuore. Vedervi da qua è uno spettacolo. Grazie. L'applauso fatevelo voi che state liberando Prato e l'Italia. Siete voi che state facendo cose grandi, non noi. Noi cerchiamo umilmente di pagarci lo stipendio che ci pagate ogni giorno, io da ministro dell'Interno, facendo arrivare in Italia solo chi ha il diritto di arrivare in Italia e chiudendo i porti a tutti gli altri che non hanno più. C'è da fare di più, sicuramente c'è da fare di più, però con i soldi che stiamo risparmiando grazie alla riduzione degli sbarchi già quest'anno riusciamo ad assumere 8.000 fra poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco da mettere in servizio in Toscana e in Italia. Quindi meno clandestini e più carabinieri, le persone per bene ci hanno da star tranquille. E qua, soprattutto qua, c'è bisogno di un comune, di un sindaco che non abbiano cittadini di serie A e cittadini di serie B e vadano a controllare tutti i negozi, tutti gli artigiani, tutti i capannoni, tutte le case. Troppo facile andare a dare la multa al panettiere che non fa lo scontrino da un euro e non accorgersi di gente che sfrutta i bambini e le donne 24 ore su 24 e fa concorrenza sleale agli artigiani italiani e ai commercianti italiani. Questo è l'obiettivo, parità di diritti e di doveri, perché io sono sicuro che a parità di diritti e di doveri gli imprenditori, gli artigiani e i commercianti italiani non sono secondi a nessuno nel mondo. Basta avere parità di diritti e di doveri e basta controllare. Mi era sembrato di sentire il ronzio di una decina di moscerini rossi. No, niente, non si sentono più, neanche a Prato ci sono più i comunisti di una volta, niente, niente da fare. Si vede che è ancora troppo presto perché si sono stroncati di canne ieri sera al centro sociale e quindi si devono riprendere. Perché verso le 5 non riescono manco a cantare Bella Ciao, sono ancora un po' stonati. E quindi passo passo è il bello della democrazia. Dopo decenni anche la Toscana archivia le bandiere rosse, la falce e il martello. Finalmente, libertà anche qua. Hasta la vittoria sempre, compagni. Compagno, compagno, tu lavori e io magno. È finita la festa per i comunisti. Il bello della democrazia è che sceglieranno i cittadini. Oggi in tantissime piazze italiane, anche qua in piazza a Prato, io penso che domani i giornalisti non scriveranno mezza riga. Perché i giornalisti poi ovviamente scrivono quello che vogliono, ma la notizia è che in centinaia di piazze italiane ci sono decine di migliaia di cittadini che stanno firmando a sostegno della proposta di legge della Lega per la castrazione chimica per pedofili e stupratori. Pedofili e stupratori, non solo la galera ma anche la pillolina per fargli passare la voglia di mettere le mani addosso a una donna o a un bambino. Questa è la vita reale. La vita reale è quella della legge che permette finalmente la legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua,
nel suo negozio, nel suo bar, nella sua farmacia, nella sua azienda agricola. La vita reale è quella di quota 100 con cui cancelliamo la legge Fornero, una legge infame, e stiamo restituendo diritto alla vita, al lavoro e alla pensione a tanti italiani. La vita reale è quella che ci ha permesso, grazie alla pace fiscale, di liberare quasi 2 milioni di italiani dalle cartelle di Equitalia, pagando quello che potevano senza sanzioni, interessi. La vita reale è quella della tassa unica al 15% per tanti artigiani, piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, piccoli. E poi la vita reale fra una ventina di giorni è quella di Prato, con le sue bellezze, i suoi problemi, però con un sindaco che, se sceglierete la Lega, avrà un obiettivo su tutti: per le case popolari, i contributi comunali, i bonus bebè, i bonus affitto, i denari del comune. Prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo. Prima viene chi qua fatica da più tempo, poi viene il resto del mondo. Questo è. E poi il sindaco si occupa di scuole, di case, di strade, di parcheggi, di controlli, della polizia locale, che oltre a fare le multe andrà a controllare che tutti rispettino la legge e non solo gli italiani, perché è troppo comodo controllare solo gli italiani. Bisogna riuscire a controllare tutti quanti. E quindi ce ne sono di cose da fare. Un sindaco che applichi la legge. Qua è pieno di sindaci del PD che, invece di occuparsi dei loro comuni, di Prato, di Firenze, di tante altre realtà, si occupavano di litigare col ministro dell'Interno per dire: non mi piace il decreto sicurezza, tutti hanno diritto a tutto. No, le persone per bene hanno diritti, gli altri tornano a casa loro. Questo è il ragionamento che facciamo noi. Quindi, e attenzione, le persone per bene non vengono distinte in base al colore della pelle, evidentemente. A me non interessa se uno è bianco, è nero, è giallo, è rosso, è verde o è fucsia. Io distingo gli esseri umani non in base al colore della pelle, ma in base al rispetto che portano verso il prossimo. Quindi è questo. Prato e l'Italia sono aperte e danno rispetto a chi porta rispetto. Però io ti apro le porte di casa mia se rispetti le mie leggi, le mie regole, le mie tradizioni. Se arrivi a Prato e cominci a dire: però non mi piace come si vive dalle vostre parti, non mi piace il presepe, il crocifisso, la Pasqua e Gesù Bambino, torna a casa tua e fai quello che vuoi, perché qua si usa così. E soprattutto qua la donna ha gli stessi diritti dell'uomo. Punto. Quindi, anzi, magari nella gestione del telecomando anche di più. Però tanto ormai io, da milanista, il calcio non lo guardo più in televisione. Ho perso passione e interesse. E quindi fra 20 giorni c'è una bella scelta da fare per il comune. In democrazia funziona così: se siete contenti di come Prato, continuate a votare la sinistra che sta governando questa città da tempo. E ci sono anche quelli contenti, per carità di Dio. Se invece pensate o sperate in un cambiamento, la Lega c'è, centrodestra c'è, cambiamento è possibile, e l'abbiamo visto in queste piazze. Poi ogni tanto sui muri la sinistra resiste, sui muri, uscendo di notte a scrivere: Salvini muori, Salvini infame, Salvini a testa in giù, Salvini attento, sparate a Salvini. Più mi minacciano, più io tiro dritto come un treno per difendere
il diritto alla sicurezza, al lavoro e al futuro di questo paese. Non mi fanno la minima paura, anzi mi fanno un po' pena, però stiamo lavorando in queste settimane per altre leggi che partiranno dal mio Ministero dell'Interno. Una, visto che si avvicina l'estate, per raddoppiare le pene nei confronti di maltratto e abbandono agli animali, visto che io mi occupo della sicurezza sia degli esseri umani che di tutti gli altri esseri viventi, evidentemente. Stiamo preparando un dossier per difendere gli anziani dalle truffe, che sono ormai decine e decine di migliaia. Settimana prossima incontro al Ministero dell'Interno i rappresentanti delle principali comunità di recupero e assistenza per i tossicodipendenti, perché voglio regole certe e galera certa per gli spacciatori di droga e di morte, che vengono presi dai poliziotti e dai carabinieri la sera e sono in giro la mattina. Quindi non riusciremo a fare tutto e subito in un quarto d'ora, però abbiamo le idee chiare, un paese fondato sul lavoro, sul rispetto, sulle regole. Regole vuol dire la legge che il Senato approva settimana prossima, che porterà le telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per difendere bimbi, anziani e disabili che non si possono difendere. Poi magari servirà anche difendere in alcune scuole gli insegnanti da qualche cretino che alza le mani fuori posto e da qualche genitore che invece di prendersi con i figli se la prende con la maestra, col maestro. Diritti e doveri, un po' di regole, un paese fondato sui sì, ma che ogni tanto ha bisogno di dire anche dei no. Diritti e doveri. Poi rimane tanto da fare, ancora non siamo riusciti a fare quello che vogliamo sui disabili, che ancora in troppi sopravvivono con 280 euro al mese. L'obiettivo è cancellare completamente la legge Fornero, arrivando a quota 41, per offrire la possibilità di vivere dopo 41 anni di fabbrica. Siamo qua però da 10 mesi e mi fanno enorme simpatia i compagni del PD che hanno governato per anni e adesso spiegano a me e agli altri come si governa l'Italia. Siete stati qua per anni, a fa che cosa? Quindi una scelta importante per Prato, ma il 26 maggio vi danno in mano anche la scheda elettorale per permetterci di andare a cambiare l'Europa, perché o l'Europa la salviamo adesso o diventerà un califfato islamico fondato sulla paura, sulla precarietà, sulla fame e sulla disoccupazione. Se vanno avanti i signori di Bruxelles, a cui interessano le banche, la finanza, le multinazionali, lo spread, le loro regolette, per i miracoli ancora non siamo attrezzati. Però penso che in questi 10 mesi abbiamo dimostrato che per noi volere è potere. Se voi ci siete, noi ci siamo e andiamo avanti fino in fondo. Viva Prato, viva la Toscana, viva la Lega, permettetemi di dire, e grazie per questa splendida piazza che è il regalo più grande e che mi ricompensa di tanto lavoro e di tanto impegno. Grazie, grazie, grazie di cuore. Grazie, anche là in cima. Grazie di cuore.